Il sipario sulle Olimpiadi di Pechino è calato. Il passaggio dalla Cina a Cortina e Milano, che ospiteranno congiuntamente nel 2026 la 26esima edizione dell'Olimpiadi invernale, è stato tra i momenti centrali della cerimonia di chiusura a Pechino domenica. Nonostante i venti di guerra che soffiano intensi, la tregua olimpica è stata rispettata, anche se l'ombra di qualche boicottaggio resta. Per l'Italia un'edizione da ricordare, con 17 medaglie conquistate fra curling, snowboard, sci alpino, più donne che uomini. Fra le emozioni più belle, le medaglie dell'eterna Arianna Fontana, l'argento della Pignone, il bronzo della Goggia, l'oro storico nel curling misto, le medaglie della Lollobrigida, per contarne alcune. Lo sci maschile ha ampiamente deluso e non ci si poteva aspettare granché. Lo slittino si salva solo Vischnaller, gli altri bocciati o rimandati fra 4 anni per provare a risolvere problemi e rancori personali. Mimmo Siera, World News 24.